Iniziamo invece questo argomento, anzi in realtà parleremo di un sottoargomento di questo che è indicato qua come titolo della lezione. Il titolo qui è indicato come modellazione dei processi di business, che è una parte molto ampia e corposa, no? Del lavoro che dovremmo fare. Metà o quasi del corso parla poi di modellazione del processo. Oggi cominceremo a vedere uno degli aspetti della modellazione del processo, che è la modellazione dello stato, ma ci arriviamo. Adesso, un processo di business è un'entità che avete già visto in altri corsi, da altri punti di vista. Come sempre, un'entità complessa, e comprende al suo interno, almeno quando la guardiamo dal punto di vista tecnologico, del sistema informativo, comprende al suo interno anche qua diversi aspetti. Quando parlo di processo, mi viene in mente necessariamente una serie di azioni che si susseguono lungo il tempo in modo non indipendente l'uno dall'altro. Il fatto che l'attività di spedizione debba avvenire dopo l'attività di confezionamento sembra ovvio. Il modello del processo serve proprio a formalizzare queste informazioni. Descrivere un processo, che è quello magari di shipping o di vendita per corrispondenza, con una serie di fasi legate tra di loro da vincoli. Questa fase può terminare quando è conclusa, può iniziare quando è conclusa quell'altra, queste due fasi possono andare in parallelo, questo processo si intende concluso, o questa porzione del processo si intende conclusa, quando sono terminate queste altre fasi. Questo è un aspetto. La sequenzialità temporale delle azioni per concludere un determinato processo che abbia un significato di business, chiaramente. Poi questo modello lo possiamo fare sia per realizzarlo dal punto di vista organizzativo, sia per supportarlo dal punto di vista del sistema informativo. Tipicamente questi modelli poi sono specializzati nei due versanti. E questo è un aspetto, è la prima cosa che mi viene in mente quando penso a un business process. La parola stessa process mi fa venire in mente una serie di dipendenze tra cose che devono avvenire in una ben ordinata, precisa sequenza temporale. Ma non è l'unica cosa. Le altre due cose che sono raccolte qui è quale informazione viaggia lungo un processo, l'esecuzione di un processo di business. Io so che devo fare queste quattro fasi, ma la seconda fase, che cosa sa, come fa a sapere, quali informazioni ha per poter lavorare? Cioè, se la seconda parte è la spedizione, deve avere come informazione l'indirizzo di spedire. Questa informazione non gli arriva ad esempio dalla fase precedente, che era quella del confezionamento, la quale gli interessava tranquillamente, no? Dell'indirizzo. Devo capire la cosa, che vado dove andare, sono sempre uguale. Interessano il peso, la dimensione, il fatto che sia fragile, altre informazioni. Quindi un processo nel suo complesso e le singole fasi di quel processo, nel loro dettaglio, lavoreranno sulla base di informazioni che dispongono, di cui dispongono sugli oggetti che devono, gli oggetti, entità, prodotti, se vogliamo usare un termine un po' generico, che devono elaborare. Quindi dobbiamo anche capire qual è il modello delle informazioni sulle quali i processi lavorano. Quali sono le tipologie di informazioni, come sono collegate tra di loro. Questo è il punto di cui cominciamo a occuparci oggi, quello che chiameremo modellazione concettuale. Quindi, mentre la vista di flusso, di processo, è una vista dinamica, questo poi dopo quello, quindi mi dà una sequenza temporale. La visione di modellazione concettuale è una vista invece statica, una fotografia, come se io guardassi dall'alto le informazioni che poi le varie fasi dei processi ciascuna consuma, ciascuna produce. Però ho la mappa generale di quelle che sono tutte le informazioni che ovviamente sono pertinenti a quel determinato processo. E poi c'è un terzo punto di vista da cui riuscire a descrivere un processo di business,
è quello dell'interazione. Cioè, le cose non si fanno tutte da sole, non tutte le cose si fanno da sole, non tutti i processi si svolgono automaticamente, autonomamente da parte del sistema informativo, ma molte fasi richiedono l'interazione con l'utente, con l'essere umano. E quindi in quelle fasi in cui c'è un'interazione, se io ho due processi che devono scambiarsi dei dati, basta che io dica, beh, questo qua produce questo dato, lo ficca in quella tabella del database, quell'altro lo va a leggere. Non c'è una grande interazione, c'è uno scambio di dati. Oppure con un web service, con un meccanismo di scambio dati più sofisticato, ma alla fine tra macchina e macchina è relativamente facile. Forse a un certo punto c'è un'informazione che deve pervenire da un essere umano, o un'informazione che deve essere visualizzata, approvata, vistata da un essere umano, dall'utente, dall'impiegato dell'azienda, dall'utente finale, da una persona che sia interna oppure esterna dell'azienda, dipende ovviamente da quale parte del processo stiamo descrivendo, da lì le cose si diventano complicate. Perché a differenza di una macchina a cui posso dire c'è questo dato, adesso fai, normalmente l'umano funziona al contrario, no? Quando lui c'è che va a vedere se c'è un dato, oppure quando lui vuole che dà un determinato comando. Quindi c'è una parte più complessa, diciamo così, nella descrizione di un processo aziendale, che è quella che implica l'interazione tra il sistema informativo, hardware, software, mettiamo tutto insieme, e gli utenti. E quindi devono far funzione quali sono le funzionalità del sistema informativo che vengono esposte verso l'utente, cioè della quale l'utente ha visibilità diretta. Che sono la punta dell'iceberg. Se voi pensate all'interfaccia di un sito avrete un certo numero di funzioni, di punti in cui cliccare. Sicuramente i processi interni, cioè le azioni che quel sistema informativo è in grado di fare, sono molte di più rispetto ai punti in cui potete cliccare. Il processo è molto più complesso. Solo una piccola parte del processo è visibile. Per fare un parallelo molto, vogliamo fare azzardato, ma in casa vostra avete un termostato per regolare la temperatura. Ecco, quel termostato nasconde dietro tutta una serie di processi fatti dalla caldaia, dai termosifoni, dalle pompe, dai vari sensori, che regolano poi l'effettivo processo di riscaldamento. Voi tutta quella complessità lì, quando tutto funziona, non la vedete. Ecco, il sistema informativo la ci sposta. Io posso fare un modello di un processo che è molto complesso, ma le parti, perché buona parte è automatizzata e ci sono invece alcune parti, che sono piccole, che coinvolgono gli utenti. Ma di quelle parti mi dovrò chiedere come l'utente interagisce. E gli utenti ne avremo, quando ci occuperemo di questo, almeno di tre tipi. C'è l'utente esterno all'azienda, che è quello più importante perché l'ha lasciato con più attenzione. C'è l'utente interno di tipo operativo, cioè colui che a un certo punto deve dire ok, lo scatolone è pronto, cliccare su ok, allora vengono stampate le etichette con l'indirizzo, per cui di fatto entra a far parte del processo stesso. E poi c'è l'utente, chiamiamolo direzionale, no? O manageriale, che sul stesso processo ha una visione diversa, cioè non è coinvolto nel far andare avanti il processo, ma è interessato a conoscere come il processo sta andando avanti. Sullo stesso processo quindi avranno bisogno di modalità di interazione diverse. Quindi questi sono almeno i tre grossi aspetti che poi per volta nel corso, ciascuno di questi è una fetta del corso, di cui ci dobbiamo occupare. L'aspetto dinamico, l'aspetto statico, se vogliamo, dell'informazione e l'aspetto dell'interazione o delle funzionalità visibili del sistema. Uno dei grossi, lo metto qua come warning, no? Perché la prima volta che entriamo un pochino nel vivo, impareremo vari formalismi grafici da una parte, oppure schematici, per poter rappresentare queste cose, giusto per darci anche un linguaggio che sia sintetico, ma efficace e non ambiguo per descrivere queste cose. Non ci piacciono le sbrodolate di testo da cui conosco che c'è nulla, o si deve leggere.
dobbiamo farci venire mal di testa a decodificare. Ci sono cose sintetiche precise, no? E non... Una delle difficoltà che avremo, della disciplina che dovremo mantenere, sarà di mantenere tutti questi liste, tutti questi tipi di modelli coerenti tra loro. Cioè, se io una cosa la chiamo prodotto qua e la chiamo oggetto là, non va bene. Ma se ad un certo punto dico che la spedizione viene automaticamente, poi nell'interazione descrivo che c'è l'operatore che avvia la spedizione, ho detto due cose contrastanti, in due parti completamente diverse. Però questo crea un'incoerenza logica che poi, diciamo così, la fonte poi dei problemi di funzionalità, di accettazione del prodotto, eccetera. Quindi vedremo, cioè, da punti di vista diversi, lo stesso sistema informativo, e dovremo essere noi, come analisti e progettisti, a garantire che le varie descrizioni che stiamo creando noi siano tra di loro coerenti. Noi necessariamente li vedremo in qualche ordine queste tecniche, però poi quando le applicheremo su esercizi un pochino più complessi, non complessi ma completi, e ci accorgeremo che non è che puoi partire da una parte, finisci un modello e poi fai l'altro, no, perché il modello dei processi è un po' andrà avanti senza il modello di informazione, ma neanche con l'informazione è molto difficile capire di quali informazioni ho bisogno se non so che cosa ci devo fare. Quindi sono viste diverse sulla stessa cosa, sono effettivamente idee e progettazioni che si portano avanti almeno nella testa in parallelo, poi sulla carta sarà prima uno poi l'altro, ma poi bisogna sempre avere l'occhio da entrambe le parti, no? Praticamente quando si correggono, si leggono relazioni di questo genere, uno dovrebbe avere circa 7-8 occhi, ciascuno su un foglio diverso, perché si leggono in parallelo. Quindi questo come approccio generale. Nello scegliere quale, perché non ce n'è uno solo, per esempio, formalismo adottare, quale tipo di rappresentazione adottare in questo corso per rappresentare questi aspetti dei processi, abbiamo scelto, che è una domanda abbastanza ovvia provenendo dal Dipartimento di Informatica, quello dei formalismi, dei diagrammi derivati dallo standard UML. Ne avrete forse già sentito parlare, chi ha fatto il corso di programmazione oggetti forse vi ha citato qualche cosa, ma io so che in quel corso il tempo è sempre molto stretto e tirato, quindi non si riesce mai a, diciamo così, percepire il valore di quella parte di modellazione, di progettazione. UML è, se vogliamo, una cosa molto vecchia, percorre una strada che parte da molto lontano, non vecchia nel senso di obsoleta, ma nel senso di una buona storia alle spalle. È stato un grosso sforzo di cercare di uniformare le rappresentazioni grafiche che nel campo dell'ingegneria del software, della progettazione dei sistemi, saltavano fuori come funghi. Cioè, di fatto a un certo punto ti rendi conto che tu hai bisogno di rappresentare una certa cosa e se non c'è un linguaggio in cui scriverla te lo inventi. E questo faceva nascere veramente decine di varianti grafiche, di rappresentazioni grafiche, come per i modelli di entità relazioni, quando facevate base di dati, i modelli di entità relazioni, noi abbiamo imparato qua, poi scegli un certo tipo di notazione grafica. Se voi poi andate a vedere i tool che ci sono in giro per fare un diagramma di entità relazioni, la notazione grafica è leggermente diversa. La semantica è la stessa, ma la rappresentazione è diversa. Dà fastidio perché non ti abitui anche solo il fatto di dover mettere le cardinalità su un lato o sull'altro della notazione, se lo scambiano c'è un attimo di volta per riabituarti, no? Allora, questi signori del gruppo OMG, Object Management Group, si sono presi la briga di cercare di standardizzare il più possibile, prendere parti comuni e dire va bene, adesso in avanti facciamo così, ma tanto alla fine vogliamo, lo scopo di tutti è di rappresentare quel tipo di informazione, allora concordiamo sulla forma grafica, no? Poi in realtà la forma grafica
grafica c'è stata anche, hanno anche definito la semantica, cioè il significato di vari elementi per renderli non ambigui. E questo è stato, è diventato negli anni, invece questo qua se non sbaglio è un libro che avevo, la versione 1 del web, siamo la versione 2, versione 3, che ovviamente aggiungono sempre ulteriori dettagli, ulteriori specificazioni, ma per i nostri scopi, diciamo così, ci interessano le cose principali. Questo UML definisce, tra le altre cose, una serie di diagrammi, quindi notazioni grafiche, che servono per rappresentare diversi momenti, diverse viste, se vogliamo usare questo termine che abbiamo appena usato prima, diverse viste su un sistema. Sistema informativo, può essere una vista più progettuale, può essere una vista più diciamo così, documentativa, sono abbastanza flessibili. Non è un linguaggio di programmazione che ha una sintassi ben precisa, se non dal punto di vista dal punto giusto. Hanno delle regole sintattiche di coerenza, ma ti lasciano abbastanza libero sul livello di approfondimento a cui tu puoi lavorare. Allora, noi useremo proprio questi tre diagrammi che sono evidenziati da questa slide, cioè il diagramma delle classi, il diagramma di attività e il diagramma dei casi d'uso, questo corso, per rappresentare rispettivamente quei tre aspetti di cui dicevamo prima, cioè il processo, la sua esecuzione, il suo flusso temporale, le informazioni, il processo sono gli activity diagram, le informazioni, chiameremo anche modello concettuale, attraverso i diagrammi delle classi, class diagram, e l'interazione con l'utente attraverso i diagrammi dei casi di uso, use case diagram. Ci sono poi diversi altri diagrammi, tipo G-diagrammi, standardizzati in UML, che però non useremo quasi per nulla in questo corso, se non magari poi diagrammi delle sequenze, quando andremo a vedere la parte poi di interazione fine con l'utente, ma è a volte ridondante rispetto a una descrizione testuale. Diagrammi delle classi è la parte che probabilmente avrete visto per chi ha fatto programmazione di oggetti, lì rappresentavano delle classi che si mappavano uno a uno con delle classi del linguaggio Java. Quindi era un modo, se vogliamo, anche di documentazione, di facile lettura per specificare come era fatta una classe Java. Il tipo di classi che descriveremo ora invece sarà molto più astratto. Cioè usiamo lo stesso strumento, lo stesso tipo di diagramma, ma per rappresentare una cosa che è ben più astratta rispetto a una classe di una determinata libreria di un progetto in Java. Quindi chi conosce già un pochino la notazione è avvantaggiato, ma facciamo, non mettiamoci in mente che sia la stessa cosa, che dobbiamo arrivare allo stesso livello di dettaglio, perché altrimenti ci perdiamo. Allora, vediamo un attimo di cosa si parla quando parliamo di diagrammi delle classi. Quindi lo scopo del diagramma delle classi è costruire una modellazione concettuale di un sistema informativo. Cioè descrivere concettualmente, dal livello concettuale. Che vuol dire concettuale? Vuol dire non ancora concreto. Vuol dire astratto, vuol dire generico, generale. A livello di analisi, di chiedersi, no, quali sono le informazioni che mi servono, che relazioni ci sono tra queste informazioni. E questo lo vogliamo catturare in un modello. Un modello è qualche cosa di formale o formalizzato che rappresenti una realtà. Quindi queste classi, queste informazioni dovranno rappresentare la realtà del processo che sto modellando e del quale sto pensando ai sistemi informativi che ho fatto. Quindi il nostro compito, usando questa notazione grafica, sarà quello di costruire il modello cercando di fornire la descrizione, qui dice ottimale, cioè la migliore possibile. In realtà, per definire ottimale dovremmo decidere rispetto a quali criteri, ma però lasciamolo, diciamo, la più fedele possibile per noi, di un modello dal punto di vista di chi lo deve utilizzare, di chi deve, stakeholder, delle persone interessate
a fruire di quel modello. Quindi non vuol dire necessariamente il più dettagliato possibile, perché magari se ci sono troppi dettagli, chi deve poi usarlo per fare una macro progettazione di sistema si perde, non ha bisogno di informazioni, o meglio, ci sono informazioni, dettagli che è bene lasciare a chi poi farà la progettazione di dettagli. Io, nelle fasi iniziali, in cui concepiamo un sistema, dobbiamo fare lo sforzo di separare quelle che sono le scelte essenziali, e questo deve essere per forza così, dalle scelte di progetto. Le scelte di progetto sono quelle in cui uno dice, va bene, ma questo elemento magari lo potrei fare in modi diversi. Allora, nella fase iniziale di analisi dei requisiti non sono tenuto a prendere delle scelte. Le scelte le farà poi più avanti chi dovrà fare il progetto, sulla base di criteri che avrà. Adesso, parlando di modello dati, è difficile fare degli esempi, perché il modello dati di solito è abbastanza già definito dal contesto su cui devo operare. Però in termini di, pensiamo invece di operazioni funzionali, un conto è dire, su questo lavoreremo molto nei modelli di casi d'uso, un conto è dire l'utente deve avere la possibilità di pagare il bene, la transazione, il servizio. Un conto è dire l'utente può pagare attraverso carta di credito, che è già una scelta di come farlo, che non è ancora il dettaglio di dove dovrà cliccare, che dati dovrà inserire, però è già una scelta. Allora, queste scelte dobbiamo fidarci di ciò che scriviamo, cioè nel momento in cui una cosa è scritta non si mette più in discussione, quello fa parte delle specifiche del sistema. Allora, io a livello di specifica iniziale, concettuale, voglio evitare di introdurre dei vincoli che magari ho messo lì dentro solamente perché è la prima cosa che mi è venuta in mente. Allora, cerchiamo sempre di chiederci, questo è l'unico modo? È il modo obbligato? Oppure se ci sono altri modi riesco a descriverlo in senso un pochino più generale? Perché se riesco a descriverlo in senso generale vuol dire che la mia descrizione sopravvive di più nel tempo, perché è robusta a eventualmente introduzione di nuove modalità di pagamento. Che so, di recente sono usciti quei pagamenti BNFC, non se li ho mai provati per fortuna, ma basta che avvicini il cellulare a un lettore e ti succhiano il credito. Se tu hai un sistema che dalla nascita è stato pensato sempre solamente per accettare i pagamenti di carte di credito, devi buttarlo via mezzo e rifarlo. Se invece tu hai una progettazione che era più generale, quindi è un oggetto pagamento, non è un oggetto pagamento con carte di credito, e poi hai varie modalità di pagamento già previste, diventa facile condizionarlo. In astratto è molto difficile fare questi ragionamenti, cercheremo di farle poi sugli esercizi che faremo insieme, no? Ma comincio a mettervi un po' di pulci nelle orecchie, così poi quando vedremo delle cose ci abituiamo a chiederci, no? È abbastanza astratto questo, ho fatto delle scelte arbitrarie, perché il problema è di fare una scelta all'inizio. Se è giusta può anche andarti bene, ma nella maggior parte dei casi è una scelta non motivata. E poi vincoli poi i progettisti a, diciamo così, seguire le conseguenze di quella scelta, quando magari avrebbero potuto trovare delle soluzioni migliori se avessero potuto scegliere loro quell'aspetto, i progettisti, gli implementatori, quell'aspetto di dettaglio. Ok. Come costruisco questo modello concettuale? Devo sapere di che cosa parlo. Se voglio fare un modello concettuale del sistema di, prima ho avuto l'esempio delle spedizioni, no? Quindi magazzino, spedizione in uscita di un'azienda, devo sapere di cosa parlo. Devo conoscere il sistema che sto modellando, il cui comportamento sto modellando, le cui informazioni concettuali sto cercando di scrivere. E come faccio a conoscere il sistema? Beh, o ci sono dentro fino al collo, lo conosco, oppure molto più probabilmente cercherò di andare a capire quali sono i requisiti
del sistema stesso. Cioè, un sistema che già esiste, allora posso analizzarlo, ok? Guardiamo cosa c'è in giro, vado a intervistare le persone. Ho un sistema che invece voglio costruire o voglio modificare, e anche lì devo andare a parlare con le varie persone che impongono, persone o enti che impongono ciascuno i propri requisiti sul funzionamento di quel sistema. No? Ci sarà chi arriva dalla contabilità che mi dice sì, l'importante per me è che ogni oggetto che entra e che esca sia associato col conto economico dell'Italia attraverso questo codice. Ovviamente questo requisito non uscirà da chi invece gestisce le scorte di magazzino o da chi gestisce la movimentazione, no? Dei magazzini stessi, che avranno invece esigenze diverse. Quindi c'è tutta una fase, spesso anche complessa, cui per fortuna in questo corso non ci occupiamo tanto, o perlomeno la facciamo a livello un po' intuitivo, perché sarebbe di per sé lunga, è molto difficile da fare in un contesto non reale, che è quella proprio di, qui parla di elicitation, cioè andare proprio a farvi uscire questi requisiti. Ci sono anche proprio delle tecniche di intervista con cui gli analisti hanno per andare a chiedere le cose, per riuscire a farsi dire da chi fa un certo lavoro quali sono, no, gli aspetti essenziali del processo che gestisce. Perché tante volte chi lavora in un processo fatica a distinguere qual è l'aspetto essenziale da quella prassi. Io so che faccio questo, 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 quest'altro. Questi sono passi che potrebbero essere fatti in un modo diverso, oppure sono una fase essenziale che deve essere per forza. Chi ci è troppo dentro difficilmente riesce a sapere la risposta. O riesce a sapere che quella cosa è fatta in quel modo perché in realtà è una dipendenza che arriva da un altro reparto, da un'altra funzione aziendale che richiedeva questo. Quindi c'è tutta una fase in cui ci dobbiamo costruire. Prima di tutto in mente, farci un modello in mente di quelle che sono, qui è usata due volte questa parola, requisiti, qua, le cose che il sistema deve fare, l'elenco delle cose che il sistema deve fare. Parleremo più avanti del famoso documento dei requisiti, che è un documento essenziale di partenza di qualunque sistema informatico, da cui poi discendono tutte le progettazioni di dettaglio, ciò che mette insieme il tutto. È la Bibbia che dice che cosa questo sistema deve fare, poi poco per volta andiamo a vedere come farlo. E allora, una volta che ho i requisiti, comincio a ragionare su quali sono i requisiti, visto che sto facendo il modello concettuale, per il momento mi chiedo di che cosa parlano questi requisiti. Parlano di ordini, parlano di spedizioni, e per loro l'ordine e la spedizione saranno dei concetti importanti del mio modello. Faccio un ragionamento in questa fase molto simile a quello che si fa, che facevate nel corso di base di dati, quando facevate il modello di interrelazione. Vado a cercare quali sono, le chiamiamo le entità, qua si chiamano concetti astratti, principali, che rappresentano gli oggetti, i dati, le informazioni su cui poi dovremo lavorare, su cui il sistema informativo dovrà lavorare. Nel caso di base di dati eravamo più interessati ai dati, alle tabelle, quindi volevamo arrivare lì, abbastanza concreta come tipo di descrizione. Qui invece siamo più ancora in uno stadio preliminare e quindi parliamo ancora di informazione, concetti astratti, per cui ci saranno alcune classi che non si mapperanno direttamente su una tabella di un modello ER. Ma poi, nel caso in cui dovesse essere fatto, magari richiedono 6 tabelle diverse, diverse entity del modello ER da potersi rappresentare. In questo momento siamo a livello più alto. E quindi, quali sono i concetti principali? Quali sono i dati? I principali dati, fatemi dire, associati a questi concetti principali? Un ordine, e l'ordine avrà un porto, avrà un indirizzo, avrà una data, sono informazioni che ci devono essere per forza. E relazioni tra i concetti.
ho l'ordine e ho il cliente, ci sarà una relazione che l'ordine è fatto da quel cliente lì. Se è un concetto che è la spedizione sarà associata a un ordine il quale è fatto da un cliente. Quindi cercare di vedere quelli che sono i concetti principali, le idee principali, i sostantivi principali del mio discorso e le relazioni che li legano, i verbi che, no, che legano questi sostantivi. Ecco, quando riscriviamo un sistema noi stiamo pensando contemporaneamente a due livelli. Io ho detto l'ordine, no? Un ordine a me viene in mente, io faccio sempre questo sforzo di visualizzarmi un pezzo di carta su cui sia scritto sopra le informazioni che mi servono. È quell'ordine lì, è il 318, che spedisce a zio Peppino le zucchine che ho raccolto nell'orto. È quello. Ma se sto parlando di uno specifico oggetto, sto parlando al livello che qui è chiamato concreto, livello di un oggetto ben preciso. Oppure posso parlare di ordine come una classe di tutti i possibili ordini, che descrive quelle che sono le caratteristiche comuni di tutti i possibili ordini. In questo caso parlerei a livello astratto. Ma c'è sempre questa dualità. Il sistema informativo ovviamente lavorerà, deve lavorare in genere concreto, perché devono andare avanti gli ordini specifici. No? Ma quando io progetto il sistema informativo dovrò per forza lavorare a livello astratto, perché non posso mica mettermi qua adesso a fare l'elenco di tutti gli ordini possibili che l'azienda potrà ricevere. Parlerò di un ordine in generale, cioè e dirò in generale un ordine come è fatto, in generale un ordine come viene elaborato, che cosa è collegato. Ma ciò che dico in generale sul concetto astratto si applicherà ad ogni ordine concreto, a tutti gli ordini concreti. Allora, a destra c'è una serie di laschi sinonimi, no? Parole che vogliono dire ciascuno una cosa ben diversa, ciascuno nel proprio dominio con cui è nata, ma che in qualche modo si somigliano dal punto di vista della divisione tra astratto e concreto. Qualcosa di astratto può essere un concetto, un'entità, nel modello R lo chiamavamo entità. Qui tendiamo a chiamarlo concetto perché questa fase la chiamiamo di modellazione concettuale. Nel caso della programmazione la chiamiamo classe o insieme, una categoria, un tipo. Tutte queste definizioni ci fanno pensare un'etichetta che da sola non rappresenta nulla, ma rappresenta un insieme di oggetti che condividono caratteristiche comuni. Però proprio perché condividono caratteristiche comuni, queste caratteristiche comuni conviene descriverle, ragionarle, vederle sull'etichetta generale che riassume tutto. E poi ho l'istanza, quando facciamo un linguaggio oggetti, scrivete new, no? Diciamo che creiamo una nuova istanza o un nuovo oggetto a partire da una classe. Un elemento di una serie, no? Una riga in un database, un item, un campione, un esempio, example oppure sample, un'occorrenza, no? A volte si usa il termine occorrenza per dire questo qui che è capitato adesso. Sono tutti termini che rappresentano oggetti specifici, concreti, che hanno un nome e un cognome. Sono tutte istanze
che possono essere della stessa classe. Se due istanze sono della stessa classe, se due entità concrete fanno parte della stessa entità astratta, allora le istanze condivideranno gli stessi tipi di descrizioni che ne posso fare. Esempi facili da fare quando siamo qua in aula sono quello che sono studente. Quando io dico uno studente, è una classe astratta, è un concetto astratto, che per fortuna non esiste nella realtà perché voi siete persone. Però nel momento in cui modello in determinata parte del sistema informativo, mi fa comodo pensare che esista una classe di, non prendete, di oggetti che si chiamano studenti. E per me, cioè, per come il sistema informativo lo vede, studente è una cosa che ha certe informazioni associate. E le informazioni che sono associate allo studente, che ne so, la matricola, il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo di nascita, il corpo di tutti gli iscritti, l'anno passato, eccetera, eccetera, sono le stesse per tutti voi. Avete matricola 200 qua, è quasi mia, ma voi noi più giovani sì. Le matricole in realtà non partivano da 1, partivano da 25.000. Prima si portavano a mano. Però vedete che sono 175.000 oggetti di tipo studente che sono già passati da qua. Queste 175.000 persone sono descritte nello stesso modo. Non che si chiamano tutte nello stesso modo, ma tutte hanno un nome. Non che hanno tutte le persone in matricola, ma tutte hanno un numero. Non che hanno tutti gli stessi voti, ma tutti hanno un insieme di voti. Allora, le caratteristiche comuni di studenti sono ciò che rappresenta la descrizione della classe. Poi ciascuno singolo studente avrà dei suoi valori specifici per quello che è la matricola, per quello che è il nome, per quello che è il voto, per quelle che sono le caratteristiche comuni. Quando pensiamo in termini di classe oggetto, in linguaggio cioè di programmazione, una classe dichiara quelle che sono le proprietà, poi quando crei l'oggetto gli devi assegnare di utilizzare dei valori. I valori sono diversi istanza per istanza. Mentre invece il sapere quali proprietà ci sono invece comuni a tutte le istanze della stessa classe. No? Intanto faccio queste parentesi giusto per non farvi dimenticare le cose di programmazione che avete faticosamente imparato. Quindi noi stiamo descrivendo degli oggetti concreti, cercando di dare una descrizione astratta che in modo sintetico parli di tutti loro. Le classi rappresentano insiemi di oggetti, questo l'abbiamo detto, che hanno delle proprietà in comune, sottolineo solo la parola proprietà che, oppure attributi che useremo, per dire quali sono i valori associati a queste, i quali oggetti hanno un'esistenza autonoma, cioè sono diversi gli uni dagli altri, sono distinti gli uni dagli altri. Anzi, una caratteristica fondamentale degli oggetti potrebbe essere distinguibile, dire se due oggetti sono lo stesso oppure no. Vediamo qualche esempio. Qui fa vedere degli esempi di classi descritte in modo estremamente minimale attraverso notazione in realtà qualunque notazione rettangolo. Allora, una classe è rappresentata in UML attraverso un rettangolo con i bordi spessi con dentro fino a 3 compartimenti, no? Come qua 1, 2 e 3. Solo che il secondo e il terzo sono vuoti. Nel primo compartimento ci sta il nome della classe. Nel secondo compartimento ci stanno gli attributi, nel terzo ci stanno i metodi. Nel secondo compartimento ci sono gli attributi, cioè i dati che appartengono a quella classe, a cui ci arriviamo. Nel terzo ci stanno i metodi, cioè le azioni che quella classe può fare. Questo non lo facciamo, non ci arriviamo, perché nella modellazione concettuale non ci sono azioni. Modellando solamente i dati, se siamo modellati oggetti, sì, delle classi già.
anzi la parte interessante. Quindi non lo vedremo mai. Usiamo lo stesso strumento, il class diagram, in un modo diverso. E qui dice che c'è una classe employee, la classe degli impiegati, si suppone di una certa azienda, che descriverà le informazioni che so rispetto ai singoli impiegati, che saranno le tante istanze di questa classe. C'è una classe city, che rappresenterà le città, department rappresenterà i dipartimenti, sale rappresenterà vendita. A questo livello qua è difficile capire di più. Qualcosa si capisce, ma... Gli oggetti sono le singole istanze, singoli elementi concreti che corrispondono, che realizzano, che concretizzano una classe astratta. E qui ci ricorda che questo oggetto può essere un oggetto fisico reale, oppure anche un oggetto semplicemente modellato nel sistema software. Per noi è reale uguale, no? L'importante è che abbia una sua identità, poi potrebbe non corrispondere a un oggetto fisico ben definito. Ogni oggetto deve essere caratterizzato, dicevo, da un'identità, cioè devo sapere se due oggetti sono lo stesso o no, sono lo stesso scatolone o no. Se due scatoloni di fronte sono diversi, per il fatto che nello spazio fisico occupano due posti diversi, e quindi sono per forza distinti. Ecco, quando io devo avere il sistema informativo devo continuare a distinguere, quindi devo avere qualcosa che mi permette di distinguere, un numero di serie o un qualcosa, perché altrimenti sarebbero per me identici. Gli attributi, cioè i dati o le proprietà che possiede, e gli attributi che un oggetto può possedere sono quelli che la sua classe gli permette o gli obbliga ad avere. Se modelliamo uno studente, un attributo che deve avere è il numero di matricola, punto, non si scappa. Oppure il corso di laurea a cui sei iscritto. Se no non sei un studente, punto e basta. Ma chi lo dice che quello è un attributo che tu devi avere? È la tua classe. Se vuoi appartenere alla classe studente, devi avere questo. Gli oggetti di quel tipo devono avere quei valori elencati, quei valori disponibili. Poi di operazioni e messaggi non ne parliamo perché non vediamo il modello comportamentale. Allora, le classi tra di loro sono, parlavamo prima di relazioni, sono collegate. Se facciamo un esempio dello studente, la relazione tra studente e aula. Cioè adesso esiste la classe studente, esiste la classe aula, esiste un elenco di 170.000 studenti e un elenco di 30-40 aule, che sono le istanze rispettive di studente di aula, e possiamo dire che un certo studente è in una certa aula. Si trova in una certa aula. Allora, questa relazione, lo studente si trova in una certa aula, la posso dire a priori tra qualunque studente, qualunque altro, poi magari è vero caso, cioè non c'è da dire. Però è una relazione che può essere costruita tra qualunque oggetto di tipo studente e qualunque oggetto di tipo. Allora questa relazione la posso quindi descrivere, astrarre, dichiarandola non tra ogni singolo studente, guarda che tu potresti essere in un'aula con un'altra, o tra un singolo aula, guarda che tu potresti essere un studente per questo. No, astrago. E a livello di classi dico, guarda che una classe può contenere un studente, oppure un studente può provarsi. Quando definisco delle relazioni tra classi, sto in realtà dicendo le cose che potranno fare gli oggetti e le istanze di quella classe lì. La classe da sola è solo un'etichetta. Non avrebbe senso che due etichette facessero qualcosa tra di loro, avessero delle relazioni tra di loro. La vera realtà è a livello di oggetti. A livello di classi, astraggo, tiro su, porto fattore comune, le cose in comune, chiaramente, che possono avvenire dagli oggetti.
Nel linguaggio dei diagrammi delle classi UML, la relazione tra classi si chiama associazione, che è un termine il più vago e generico che potessero trovare, inventare. Un'associazione rappresenta un collegamento logico tra due classi. Poi vedremo che esistono vari tipi di associazioni, per quello l'associazione è molto molto generico, perché poi si specializza in varie tipologie e sottotipologie. Io collego due classi, e queste sono collegate dal punto di vista logico, che non vuol dire niente, cioè vuol dire che hanno qualche tipo di collegamento, vorrei vedere se posso dal punto di vista illogico. Ma questo rappresenta, questa associazione, che ci possono essere molte occorrenze di quell'associazione. Quell'associazione, il fatto che lo studente si trova in un'aula, è una dichiarazione generale che dice: guarda che gli oggetti tipo studente possono si trovarsi in oggetti tipo aula, che si trova in un'associazione, significa che possono esserci molte occorrenze, cioè fatti concreti, del tipo che lui è nell'aula 7T. Allora, il fatto che quello specifico studente si trova in quella specifica aula, lo chiamiamo un'occorrenza dell'associazione. L'associazione è la relazione tra le classi che permette di creare e definire delle occorrenze di questa associazione tra singoli oggetti. Quell'istanza con quell'altra istanza sono collegate. Quindi qua con un altro esempio diceva che la residenza può essere un'associazione definita tra la classe città e impiegato, che dice qual è la città in cui un impiegato è residente. Dice che gli oggetti di tipo impiegato sono associati attraverso concetto di residenza con gli oggetti tipo città. Oppure, qui dice che l'esame può essere l'associazione che lega studenti e corsi. Qui fa vedere un esempio, a livello di diagramma di Venn, di una classe studente rappresentata attraverso un insieme di istanze, studente, e un'altra classe corso rappresentata attraverso un insieme di istanze di corso. E questi segmenti ci suggeriscono che questo studente frequenta questo corso, quest'altro studente frequenta quest'altro corso, così via. Questo studente, l'unico bravo, frequenta ben due corsi, però sono brutti perché nessun altro li vuole frequentare questi, mentre questo è un corso bello e che lo frequentano in due. Allora, qui ho due livelli di lettura. Uno, posso dire, va bene, questo qui dove va al mattino quando esce da scuola, quando esce da casa per andare a scuola, va a frequentare quel corso. È un'informazione puntuale a livello concreto, a livello di distanza. E ne ho tante di queste informazioni. E l'occorrenza della relazione si porta dietro queste informazioni. Ma se io provo ad astrarre, dirò, no? Che tra le classi e i corsi c'è una relazione. Relazione che viene chiamata esame, cioè iscrizione. E potrò anche descrivere com'è questa relazione. A livello intenzionale, cioè posso scrivere a livello intenzionale facendo un elenco così, di tutti. Perché in un certo tempo, poi un momento dopo è già cambiato. Posso scrivere a livello intenzionale, astratto, sintetico, dicendo qual è la caratteristica che deve avere questa relazione. È una relazione obbligatoria? È una relazione che può avere molteplicità? È un'operazione che può avere una direzione o no? Può essere reversibile? Questo lo posso dire. Ma da questo esempio vedo che è una relazione che non deve necessariamente essere obbligatoria, perché vedo studenti che non seguono nessun corso e corsi che non sono seguiti da nessuno studente.
li chiuderebbero subito, ma chiaramente non leghiamoci troppo all'esempio. Ecco, queste caratteristiche generali della relazione le posso definire solamente a livello astratto, quando non sono più, perché se sono un singolo studente, che senso ha chiedermi se la relazione è obbligatoria o no? Cioè, lui o c'è o non ce l'ha quel corso, non è che lui, quello lì specifico, o questa relazione specifica, può dirmi qualcosa sul fatto che essa stessa è obbligatoria. Se chiedi a uno, tu sei obbligatorio? Dici, no, io esisto, però di più non so se potrei esisterne più di uno, oppure se io non esistessi l'universo andrebbe catafascio. Quando sei sul livello concreto non puoi farti ragionamenti insiemistici, filosofici, logici. È troppo tardi, ormai hai oggetto. A livello superiore invece sì. Quindi qui si parla di collegamenti tra questi oggetti, o prima le avevamo definite le occorrenze. E purtroppo ci sono molte terminologie che si sovrappongono, perché sono gli stessi concetti che abbiamo visto riscritti nelle basi dati, nelle informazioni oggetti, li rivediamo qui. Ma va bene, perché alla fine sono essenzialmente gli stessi, stessi concetti declinati a livelli diversi. Ma la parte, così come quando abbiamo detto ci sono tanti oggetti che hanno delle caratteristiche comuni, allora riscriviamo una classe che li rappresenti, allora tutti i collegamenti dello stesso tipo tra coppie degli stessi tipi di oggetti avranno delle caratteristiche comuni e le astraiamo a livello di associazione. Per quello che l'associazione la definiamo tra classi, ma opera tra istanze. Perché collega le istanze degli oggetti, ma le caratteristiche di questo collegamento le abbiamo definite, le abbiamo descritte a livello astratto tra queste classi. È ovvio che è più difficile, perché tu devi dire qualche cosa a livello di classi, devi dire qualche cosa su oggetti che non ci sono ancora, che non hai ancora visto, non hai ancora inventato, non sono ancora presenti. Però stiamo progettando sistemi nuovi, siamo obbligati a far così, a partire dall'astratto, a dare le regole con cui poi gli oggetti concreti lavoreranno e si staranno. Un pochino più difficile, può venire qualche mal di testa in più. Allora qui ci sono alcuni esempi. Le associazioni, ad esempio tra studente e corso, qui dice che uno studente frequenta un corso. Allora, ci dà già due suggerimenti questo disegno, che poi cercheremo di sempre mantenere. Uno di usare per le relazioni, per l'associazione, dei verbi, anziché dei sostantivi. Se mentre per una classe ha senso usare un sostantivo per definirla, per un'associazione è meglio, quando riusciamo, usare un verbo. Piuttosto che frequenza, diciamo frequenta. No? Aiuta anche a leggere il diagramma. E aiuta anche a dare una direzione all'associazione ove esiste. In questo caso la relazione tra studente e corso, se la relazione si chiama frequenta, ovviamente va da studente verso corso, è lo studente che frequenta il corso. E questo lo vogliamo, se vogliamo possiamo anche renderlo esplicito attraverso una frecciolina, un'indicazione che ne dà la direzione. Cioè, questo verbo va letto così. Ma se i nomi sono scelti bene, poi sembra di vedere. Chi è il soggetto e chi è l'oggetto del verbo? Il soggetto è studente, l'oggetto è corso, il verbo è frequenta. Una relazione di questo genere dice che le istanze della classe studente sono oggetti i quali possono frequentare, possono essere in relazione frequenta, con oggetti della classe. Non detto se uno, tanti, nessuno, obbligatorio, perché quindi detto così mi dà una possibilità. Dà una possibilità vuol dire la possibilità più ampia, cioè da nessuno, tutti. Se voglio restringere questa possibilità, e qui in teoria potrei avere un caso in cui 1000 studenti,
10 corsi ma nessuno è iscritto da nessuna parte, a caso in cui tutti gli studenti sono iscritti in tutti i corsi. Entrambi sono casi malati che non vorrei, ma per ora qui sono permessi in questo modello. Se voglio specificare meglio il modello, se mi interessa specificare meglio il modello, per evitare questi casi limiti dovrò agire, ci vediamo un attimo come, spiegando meglio questa relazione, vincolandola di più. Occhio però, ricordiamoci che siamo nella fase di concettualizzazione del sistema informativo, quindi non dobbiamo adesso aggiungere vincoli che siano già scelte di progetto. Aggiungiamo dei vincoli che hanno senso dal punto di vista logico. Io non vorrei qua aggiungere un vincolo del tipo che un corso non può avere più di 100 studenti. E chi l'ha detto 100? Che non è 90 e che non è 3000. Se facessi una scelta del genere adesso, sbaglierei. Se invece dovessi dire che, un corso deve avere almeno uno studente iscritto, probabilmente è un vincolo logico, sostanziale. Almeno 5 è opinabile, è una scelta, perché 5 non è. 1 è diverso da 0, è sostanzialmente diverso da 1 a 0. Cioè c'è qualcuno o non c'è nessuno. Allora, un corso con 3 studenti non ha senso di esistere, punto e basta. Senso logico. Un corso con 2 studenti ha senso logico di esistere, magari non ha senso economico, magari non ha senso strategico. E allora poi lo uccidiamo per altri motivi. Ma dal punto di vista del modello concettuale può esistere. E poi qual è il numero minimo? Beh, non definisco io il modello concettuale, anche perché poi può cambiare. Nel tempo, negli anni. No? Questa soglia. Se io la metto nel modello concettuale, mi va a vincolare tutto il sistema e diventa poi immodificabile. Quindi, qui già cominciamo a fare quel tentativo di dire, tra le tante cose che mi vengono in mente che potrebbero migliorare questo modello, quante sono la rappresentazione di una necessità logica reale, un requisito vero del sistema rispetto a una scelta possibile tra le tante. E ci sono dei requisiti che qui non posso esprimere. Cioè, se un requisito potrà dirmi dovrà essere stabilito un numero minimo di studenti per corso. Ecco, sì. Va bene, ma qui non lo posso far apparire da nessuna parte. Perché non so qual è quel numero minimo e di sicuro non è fisso perché vorrei che fosse in mano al management di poter modificare quello. Quindi non si può fare tutto, no, al primo colpo. È un percorso di raffinamento successivo. Ciò che si dice è che i dati sopravvivono varie volte al codice. Cioè, quando voi fate un modello dati, è molto probabile che il codice, il software che girerà, che lavorerà su quei dati, verrà cambiato 3, 4, 5 volte, ma i dati rimarranno sempre gli stessi. È la parte più critica. Le procedure cambiano, perché cambiano i requisiti, cambiano le leggi, cambiano le prassi, si provano cose nuove, le procedure. Ma i dati su cui lavorano molto spesso sono sempre gli stessi. Si arricchiscono un po' di nuove informazioni, ma la struttura che avete dato all'inizio o l'avete imbroccata bene, o se no vi farà del male per sempre. Qui sotto abbiamo due altre classi che partecipano in ben due relazioni insieme. Una è una relazione di residenza e l'altra di lavora in. Quindi un certo impiegato residente in una certa città e lavora in una certa città, che può essere la stessa oppure no. Questa sotto non mi piace tanto perché non è un verbo, è un sostantivo. Quindi io ci metto sempre quel mezzo secondo in più, beh, forse è troppo, quei 200 millisecondi in più a leggerla quando la vedo come sostantivo, perché mentalmente devo farmi la domanda, ma chi è il soggetto? Non riesco a farmi una frase in testa, se invece dico employee works in city, c'è la frecciolina, ma se anche non ci fosse non mi verrebbe mai in mente di fare city works in employee. Quindi anche a livello... Visto che questi sono strumenti di descrizione, di comunicazione di specifica, cerchiamo di renderli operativi.
Poi ci sono dei casi limite, se vogliamo, di associazioni cosiddette ricorsive. Cioè, che associano, mi verrebbe da dire, una classe con se stessa, è brutto da dire, associano tra di loro oggetti che sono della stessa classe. Che non vuol dire quasi mai un oggetto con se stesso, ma con un altro oggetto della stessa classe. Ma riflessivo in questo modo, riflessivo a livello di classe, ma tra oggetti sono ben due oggetti diversi. Allora, quella a sinistra è ciò che Facebook vuole fare crederci, no? Che tra oggetti di tipo per student, tipo utente, può esserci definita una relazione di friend. E per come è disegnata questa relazione, è una relazione simmetrica. Nel senso che è una relazione non orientata tra due persone. Dico A e B sono amici, essendo A e B entrambi istanze della stessa classe. Quando dico A e B sono amici, vuol dire che A è amico di B e anche B è amico di A. Cioè, i due sono legati da quella relazione. In questo caso, appunto, è simmetrica. Beh, non ti permette di dire che io sono tuo amico, ma tu non sei mio amico. Non te lo lascia fare. Ok? Il loro modello è così, l'ha costruito così. C'è la richiesta dell'amicizia pendente, sta seguendo, eccetera, ma amico è o è bidirezionale o non lo è. Tu cancelli uno, anche l'altro vedete a cancellarsi. Possiamo discutere che sia una buona o cattiva modellazione del concetto di amicizia, ma sicuramente dal punto di vista logico è di questo. Ma non tutte le relazioni ricorsive devono essere necessariamente simmetriche. Guardiamo questa qua sotto. Qui dice, nella classe degli impiegati c'è una relazione supervise. Italiano non c'è la parola, è responsabile di, è il capo di. Allora, è certamente una relazione riflessiva, perché opera all'interno del suo insieme. Un impiegato dell'azienda è responsabile di un impiegato dell'azienda, no. Ma non è simmetrico. Non è detto, anzi, non è proprio possibile che se A è il capo di B, B sia il capo di A. È raro. Anzi, non è possibile. Quindi in questo caso è una relazione ricorsiva, ma non simmetrica. E lo vediamo dal fatto che è orientata. L'abbiamo dovuto mettere una freccia. Dice, ma la freccia che serve? Tanto va da impiegato a impiegato. Sì, però l'impiegato che è il capo e quello che invece è sottoposto la sentono quella freccia. Eh? Uno ce l'ha dalla parte della punta e l'altro del manico. E infatti quello che spesso si fa è che si specifica sulle due estremità della freccia il ruolo con cui l'istanza di impiegato partecipa alla relazione supervisor col ruolo di manager e l'altra istanza di impiegato, il nostro B di prima, partecipa alla relazione supervisor dall'altro lato con un ruolo di impiegato. Sottoposto, in italiano c'è questa bellissima parola dell'Ottocento che a volte si sente ancora usare in dice.
Quindi una relazione ricorsiva, quando non è simmetrica, quindi quando non è scambiabile, allora a quel punto non c'è niente di più da dire, quando non è simmetrica richiede innanzitutto di indicare un verso. E poi quel verso identifica due ruoli diversi di partecipare alla relazione, sto da una parte o dall'altra. E spesso è molto utile dare delle etichette a questi ruoli, queste etichette che sono semplicemente piazzate a fianco delle due estremità della linea spezzata, della linea che rappresenta. I ruoli in realtà li potrei anche indicare qui, in altri tipi di associazioni, qualora sia utile alla comprensione del modello. Non è necessario, non è indispensabile, in quanto essendo oggetti di classi diverse non c'è confusione. Qui la necessità di rappresentare proprio i ruoli qui scrivendoli è perché io ho due oggetti che di per sé li ho preso della stessa classe. A e B. Io sto dicendo, tra A e B c'è la relazione e il capo D. Uno dei due fa il manager, l'altro fa il sottoposto. Il ruolo con cui li ho pescati. Vabbè, questo la uso solamente a livello di notazione, perché poi in realtà ne abbiamo già parlato prima. Sugli oggetti, a volte quando voglio rappresentare gli oggetti, perché finora abbiamo disegnato classi, ok? A parte questo diagramma di Venn, ma per il resto abbiamo disegnato classi. Se voglio rappresentare anche gli oggetti, dal punto di vista grafico li rappresento così, rettangoli semplici, quindi non compartimentalizzati di solito, con il nome dell'istanza, due punti, nome della classe. Quindi quando vedete qualcosa di questo genere sono oggetti non più classi. Le classi le distinguete perché hanno gli scompartimenti. A volte, poi a volte per brevità si saltano. E beh, qui ci fa vedere poi una realizzazione, un'occorrenza di quella relazione. Ecco, l'altro elemento, l'ultimo, di cui ci occupiamo prima di prendere un po' di fiato, che vogliamo descrivere sulle nostre classi sono i dati, le informazioni. Cos'è che distingue in un sistema informativo uno studente dalla madre? Sono due cose ben diverse. Sì, lo so io. Sono dotato di mente, ma il sistema informativo, perché per lui una cosa che si chiama aula deve essere diversa da una cosa che si chiama studente? Perché hanno delle proprietà, degli attributi diversi. Perché l'aula ha un nome, anche lo studente ha un nome. Sì, però lo studente ha il cognome, l'aula non ce l'ha. L'aula ha una capienza, lo studente non ha una capienza. Lo studente ha una matricola, lo studente ha dei voti, lo studente è iscritto, l'aula ha delle dotazioni multimediali, cioè c'è il grido proiettore, non ce l'ha, ce l'ha molto, come volete. E allora sono oggetti di tipo diverso. Sono oggetti di tipo diverso perché ciascuno di essi è associato ad un insieme di informazioni diverso. E quindi il sistema informativo li dovrà trattare in modo diverso. Perché finora abbiamo capito cosa c'era in questi diagrammi, insomma, capito una parola grossa. Abbiamo giocato a far finta di capire. Ma perché c'erano delle parole che riconoscevamo, a cui abbiamo agganciato il nostro background. Però immaginate che lo stesso disegno avesse scritto x, y e z. Sì, potevamo parlarne lo stesso, ma sarebbe stato molto più difficile da comprendere, da concettualizzare, da visualizzare. E il sistema informativo è così, non capisce. Che tu scriva student, che tu scriva course, che tu scriva x o z, è uguale. La sostanza della differenza sta nei dati che ti porti dietro. E quindi nel diagramma delle classi specifichiamo anche quelli che sono gli attributi oppure le proprietà
che ovviamente descriviamo a livello di classi, ma si applicano a livello di oggetti. E ogni attributo è una variabile, un valore. Gli daremo un nome e diremo di che tipo di dato sarà. Sarà un tipo string, sarà un tipo numerico, sarà... Allora, i diagrammi delle classi di prima, della videata precedente, si possono ad esempio particolarizzare in questo modo, in cui descrivo meglio, allora a livello di diagramma delle classi macroscopico non è cambiato nulla, ho le stesse classi e le stesse relazioni. Dentro la classe ho usato lo scompartimento degli attributi, scrivendoci dentro qualcosa. Scrivendo dentro un elenco parziale, incompleto per ora, di attributi, ad esempio id, cioè la classe student ha due attributi, uno si chiama id, in italiano la chiamiamo matricola, che è un numero intero, l'altro si chiama name, che è una stringa. E tutti gli studenti dovranno avere questi due attributi. Il corso ha un codice che è un tipo alfanumerico e un anno di erogazione che è di tipo intero, che li distinguono ovviamente, perché questo corso quest'anno è diverso da questo corso, stesso codice, ma l'anno scorso, perché ad esempio gli studenti che vi partecipano sono diversi, quindi l'anno è una caratteristica qualificante del corso. Beh, questo è un esempio fatto così a titolo soprattutto esplicativo della notazione, però questo mi vengono in mente i grattacapi ogni volta che la segreteria studenti gestisce i corsi e anche loro hanno un campo così anno. Peccato che il nostro anno accademico è a cavallo tra due anni, no? Perché tu hai metà dei sistemi che dicono questo corso qua è dell'anno 2013, l'altra metà dice dell'anno 2014. E anch'io tante volte quando salvo le cose sotto una cartella numero di anno non so mai se quello è l'anno che è cominciato o finito. Forse il secondo semestre sono più facili, no? Perché sono tutti in un anno solare. Quello del primo semestre non sai mai se già chiamarlo 2014 sembra una cosa, arriva a settembre, diciamo questo è il corso del 2014. E noi abbiamo questa definizione di anno accademico 2013-2014, che però a livello sistema informativo è pesante. Infatti il portale della didattica lo chiama 2014. Poi quando è ora di visualizzarlo scrive 2013-2014, ma è codificato in un modo diverso. Qui sotto a idem, l'impiegato ha un nome, un'età e un salario, paga uno stipendio che è di tipo currency, sarà un valore in euro, non è semplicemente un numero, ma è un valore con un certo tipo di dato, la città, un nome, numero di abitanti. Ecco, questo ha una prima analisi. No? Abbiamo messo dei valori delle proprietà che hanno un senso per quel tipo di oggetti, ha senso perché di un impiegato si conosca il nome, si conosca l'età. Tipicamente se gestendo quell'impiegato, dovendolo pagare, devo anche conoscere qual è il suo stipendio. Però un conto è riconoscere che ci serve un'informazione, un conto è averla rappresentata nel modo migliore, nel luogo e nel modo migliore. Ad esempio, qui c'è qualcosa che un pochino stona. Ad esempio, immaginate che sta roba vada andata bene. I vostri dati non andata bene. Della vostra azienda. Secondo voi sono scritti così? Nome, età, stipendio. Età non mi piace proprio per niente. Quando mai mi hanno chiesto l'età? Cosa mi chiedono sempre? La data di nascita. C'è un motivo. Perché quella non cambia. È un dato fisso.
che può essere associato a te, a me. Non cambia mai, è una mia proprietà. È una funzione dell'essere me, la mia data di nascita. Nel senso che sapendo che sono io, la mia data di nascita è un numero ben determinato, univocamente determinato, e non cambia, nonostante uno si provi a diventare più giovane. Mentre invece l'età è una cosa che cambia in continuazione. Se io chiedo l'età, riempio un modulo oggi con scritto l'età, quel modulo lì tra un anno è da buttare, è da rifare, è sbagliato. È un dato volatile, temporaneo, che cambia col tempo, e tra l'altro per cambiare, devo conoscere, per sapere quando cambiare, devo sapere la data. Quindi è un dato scomodo. E tra l'altro semplicissimo da calcolare, se conoscessi la data di nascita. Allora, chiaramente sono esempi molto semplici, ma ci fanno capire che anche nel descrivere come rappresentare un oggetto dobbiamo scegliere quali sono i suoi valori fondamentali, i valori primari, quelli che non cambiano, quelli caratterizzanti. Poi da questi valori caratterizzanti potremmo derivare facilmente tanti altri valori, calcolati, veloci, dinamici, poi che volete. Ma se abbiamo la base solida di una rappresentazione. Fatico a dire sempre immutabile, no? Però il tasso di variazione si ha cioè, il nome, sì, forse legalmente lo puoi cambiare, ma non è una cosa che ti capita tutti gli anni di cambiare nome, no? L'età sì. Al posto di età io qui vorrei vedere la data. Poi se mi serve la data, la idem, vabbè, qui il discorso della città, però se, innanzitutto non serve niente, perché il modo in cui, nel momento in cui io carico la città del città nei quali i miei impiegati possono essere residenti, oppure qui posso lavorare. Immaginate l'omino che è l'Italia, no? Città dell'Italia, Roma, no? Comune d'Italia, qualcosa. Tanta pazienza, oppure andare a comprare quei dati da chi li ha, inserisco. Il meglio che posso fare è mettere la popolazione di quella città nel momento in cui perché faccio il momento del giornale ogni giorno. Era. Quanti funerali, quanti nati ci sono, faccio ogni giorno, la verifica, faccio ogni mese, faccio ogni anno. No, se la devo fare la faccio. Se è un requisito per il sistema, quindi conoscere la popolazione esatta della città dove sono residenti e impiegati, non riesco a capire perché, ma se fosse un requisito lo devo fare. Allora poi devo inventarmi un processo di sistema informativo per farlo. Adesso magari mi. Era automatico, penso io che non ci sia un servizio a livello di ANCI per avere comuni italiani che mi passi in automatico, pagando un po' dall'anno, mi passi in automatico la popolazione dell'Indrico. Magari c'è, non so. Chiaro che dovessi fare, mi informo su come posso farlo. E se no, devo avere un omino che faccia le telefonate, una volta al mese, una volta a settimana, non so, definisco un processo. Se mi serve. Se non mi serve avere quel dato vero, affidabile, sicuro ed aggiornato, ma perché l'ho messo? Perché l'ho messo? Meglio toglierlo, non creano problemi. Non mi costa inserirlo, non mi costa tenerlo aggiornato, non mi costa averlo eventualmente sbagliato. Non ce l'ho e basta. Ma per quel processo là invece serve. Allora, quel processo là vedremo un attimo in quel caso specifico, magari a quattro città da gestire, vediamo come gestirlo. Ma non è che da lì automaticamente in tutto il sistema informativo quel dato lì lo devo mettere, lo devo propagare. Qui si applica molto il rasoio di Occam, no? Che tra due descrizioni della stessa cosa, dice una delle varianti del ragionamento di Occam, tra due descrizioni di una determinata cosa, quella che tende ad essere più giusta è quella più semplice. Cioè posso togliere qualcosa e mantenerlo giusto,
non perdere l'informazione, è meglio il modello più semplice di quello più complesso. Poi chiaro il dettaglio lo andrò ad aggiungere successivamente. Ecco, un'altra cosa che io avrei sottolineato, ma in questa slide non si poteva ingrandire più di tanto, è anche lo stipendio. Che anche questo, parlo in Italia, lo sono bloccati da 6 anni, tendenzialmente non è un dato fisso. Ma è comunque un dato che non varia da solo, varia a seguito di scatti oppure promozioni o azioni. Allora, è pensabile che nel sistema informativo ci siano dei processi che vanno a modificare quel dato con un intervento umano e lo si voglia così. Cioè, a differenza dell'età che è un fastidio dover andare a aggiornare a mano, allora non lo voglio, o gli abitanti, il salario, il fatto di aggiornare quel valore è un'azione esplicita che fa parte dei processi del reparto della relazione dei risorse umani. Quindi è giusto che sia un dato. Io l'avrei modellato in un modo un pochino più complesso, perché di una persona interessa non tanto sapere il salario corrente, ma quello che ha avuto negli anni. Per cui io non avrei messo un numero sbattuto nell'entità impiegato, ma avrei fatto un'altra entità che si poteva chiamare salario collegato ad un intervallo di date e un valore. La data con il valore, poi perché si fosse interessato a vedere quello. Perché poi vado a fare le interrogazioni, anche nel passato, devo sapere non quanto rapportare una persona, quanto prendeva in quell'anno, non quanto prende adesso. Ma questo dipende poi dalle specifici requisiti. Ok, facciamo un attimo di pausa.